Wappa blula, wappam boom! Buonasera e bentornati a Radio Stay Rock. Questa sera, diciamo, abbiamo, che ne so, una leggenda vivente? Marco Ferratini, cosa aggiungere? Un teorema sull'arte e la cultura, sulla musica? Ma non facciamolo, non siamo ridondanti, signori miei. E quindi salutiamo i nostri amici, tipo Alessia Falcone, grande colonna portante di Clubhouse, Radio Stay Rock, dove ci potete seguire quasi 24 ore su 24. Salutiamo Gianni, salutiamo il picchio Tenace Rock, il creatore di fanbase più bravo di sempre, che dice una cosa importante: condividere la diretta, perché se no noi queste storie di arte e cultura che le facciamo a fare, ragazzi? Quindi c'è Francesco Bardozzo, Overlunar. Non si vedono i vostri avatar, però, ragazzi, c'è un bug. Cominciamo bene con i problemi tecnici, eh? Va bene, continuiamo così, continuiamo a farci del male e salutiamo i nostri sponsor, che sono Antonello Mannarino, che fa un'offerta speciale assurda. Cioè, voi con 39 euro vi portate a casa una macchina del caffè più 100 cialde. Marco Ferratini lo vedo molto interessato perché forse gli serve il caffè la mattina senza prepararlo con la moka. E quindi basta contare. No, dice no, 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 va oltre il caffè, Marco Ferratini, che avremo fra poco qui. E salutiamo invece Gabriel Guitar Works, che è un liutaio di Terni assurdo. Lui costruisce le chitarre, le ha fatte anche per Albo Rosie, pensate, ha fatto una signature per Albo Rosie. Vi metto subito il link nei commenti, sia su YouTube, gabrielguitarworks.it, sia su Facebook, se siamo andati in onda. Vediamo, così controlliamo anche se siamo in onda. Tutto bene. Ecco qui. Perfetto. E ci siamo. Quindi, signori miei, riprendiamo il filo del discorso salutando Red, come ci dicono dai commenti, perché dice Picchio Tenace Rock, salutiamo Red. Eh sì, dobbiamo salutare Red anche perché c'è una cosa un po' triste, cioè che il Barone Rosso, il circolo volante del premiato Barone Rosso, cioè finisce qui, finisce lunedì, l'ultima puntata, quindi tutti da Red lunedì, cioè domani, per l'ultima puntata del Barone Rosso. E questo ci dispiace molto, speriamo che possa riprendere quanto prima. Red. Ciao Red! Ciao Red Ronnie! E, bene, è questo il momento di salutare un DJ di Radio Stay Rock, Francesco Cardarellari, che ci illumina con le sue canzoni durante le room di Clubhouse di Radio Stay Rock. Ma adesso è il momento che tutti aspettavamo. Cioè che Marco Ferratini ascoltasse la nostra sigla.
Wappa pelula, wappa and boom, signori miei, è il momento di dire condividete la diretta, di salutare Marco Barrano degli Aspic Boulevard, gruppo prog rock molto interessante, ed introdurre il nostro ospite nel palco di Radio Stay Rock, Marco Ferratini, please on the stage. Ciao Gianluca, Come va? eccomi Com'era qua. la sigla? La sigla mi ha piacevolmente sorpresa perché finalmente due chitarristi, sai che adesso non vanno, si dice, non vanno più di moda le chitarre elettriche, che mi hanno riportato agli inizi della mia carriera, quando con la chitarra elettrica svisavo come un matto, volevo essere Eric Clapton, non ero Eric Clapton ovviamente. Però Io anche aspiravo sulla Slash. ecco, quindi io invece Eric Clapton, perché vabbè, niente, sarebbe una storia lunga. Comunque, Piacciono le storie ai lunghe, Cream, Marco. ai Cream di Eric Clapton, i Cream, i grandi Cream, Sai com'è? ecco, e quindi la capacità di suonare uno strumento e di esprimerti come un matto, capito? Cioè, questa gioia, due chitarre, una che ti fa da accompagnamento, da base, tu ti esprimi, giochi, ti diverti e le note sono infinite, continui a girare. E mi viene in mente un po', è un parlare libero, no? Con la chitarra tu parli liberamente, e la cosa triste è vedere che adesso i giovani non hanno più questa mitologia, non hanno più questi mostri sacri da seguire, e difatti la cosa, difatti si vede che fine ha fatto la musica. Non avendo più punti di riferimento belli, precisi, divertenti anche, comunicativi e positivi, invece si sono buttati sul rap, che purtroppo non è d'altro che una moda che proviene dall'estero, che noi in Italia fa ridere, perché qui in Italia siamo costretti solamente a scimmiottare quel tipo di linguaggio, anche con una certa gestualità che non ci appartiene, perché è il popolo di colore, il popolo nero che si è incazzato e che si esprime nei confronti dell'establishment dicendo un certo tipo di cose. E in Italia non esiste una Però corrispondenza di se mi questo tipo. permetti ti faccio, fammi fare l'avvocato del diavolo. Distruggo la tua tematica con anche il blues veniva dalla stessa cosa. Il blues era una sofferenza. Che però guardava verso l'alto, guardava verso una spiritualità, se vuoi. Invece questo tipo di rap è solamente autodistruttivo. È quello che non ho citato nel backstage quando abbiamo fatto una bellissima conversazione. La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito, inner Sauge, ovvero in tedesco l'occhio interiore, Franco Battiato, un altro amico, no? Grande, grande, certo, sicuramente. Io penso che la musica sia un semplice linguaggio che ti eleva. Si sa che, ad esempio, le parole possono essere menzogniere, con le parole puoi fingere, puoi dire delle cose nelle quali non credi. E invece, quando fai della musica, secondo me si frattura una barriera e sei molto sicuramente più spontaneo, sei più vero e sei più credibile. Ecco perché quando vedo una persona con una faccia, una pelle diversa dalla mia, un linguaggio diverso, parole che non sarei riuscire a capire, se sento che suona qualche cosa, io sono automaticamente invogliato a comprenderlo. Perché se suona vuol dire che c'è dentro qualcosa di bello, qualcosa che mi avvicina, che vuole un dialogo. Se invece non suona, direi un'eresia. Stiamo attenti a quelli che non amano la musica, perché secondo me quelli che non amano la musica sono pericolosi. Mi sembra una cosa condivisibile, Marco. Bellissimo. Ma io direi di cominciare la nostra intervista, le 7 domande, se sei d'accordo. Quindi ti chiediamo, com'è nata in te la passione per la musica? Vuoi raccontarci un aneddoto tratto dal tuo periodo beat che rappresenta il tuo periodo d'esordio? Ah, guarda, è molto semplice. Io in famiglia ho sempre respirato musica, perché mia madre aveva una bellissima voce da soprano e mio padre cantava e suonava l'organo in chiesa. E non hanno mai considerato la musica come un hobby, ma bensì anche come una professione, come una qualcosa che avrebbe fatto vivere. E così è stato per me. Io non ho mai imbracciato studi
se non gli elementari, le medie, queste cose qui, ma ho sempre avuto il pallino di suonare, di fare musica, di suonare la chitarra, ma più che altro accompagnandomi, perché avevo la voce, avevo questa voce, che è una voce che può meno piacere, ma è stata una mia caratteristica e che abbia portato fortuna, perché poi ho cominciato a lavorare in sala di incisione come vocalist grazie a questa mia timbrica e molte pubblicità, molti cartoni animati, Anche con i cartoni. un mare di dischi italiani degli anni 70, 70 fino ai 90, mi vedevano come vocalist. Quindi io ho sempre visto la musica cioè, non come neanche come un lavoro, cioè, proprio un essere. Ecco. Io vivo di musica perché penso che sia un linguaggio con il quale mi trovo perfettamente a mio agio e con il quale riesco a comunicare agli altri. Poi, come dicevo, le parole molto spesso possono essere fraintese. E quindi ho pensato sempre che quando scrivo una canzone non vado alla ricerca del successo o della furbata per guadagnare dei soldi, ma cerco di essere, di esprimermi per quello che penso. Quindi mi considero come dire, un artigiano, ecco, uno che scrive delle canzoni nelle quali crede e le cura con grande amore, con grande passione, dice delle cose che non vogliono essere intellettuali perché non lo sono, ma delle cose semplicemente che ho vissuto, che nelle quali credo. E poi amo vestire queste canzoni con dei suoni molto spesso acustici, per un semplice motivo, oltretutto, a parte la chitarra acustica che è lo strumento che prediligo, ma per il semplice motivo che si sposano perfettamente, il suono si sposa con la mia voce, ecco, non mi rompe le balle, ecco, non è che un suono che mi schiaccia, no? E quindi Adriano. nel... E quindi, cioè, amo l'acustica, il suono acustico delle chitarre, perché mi trovo perfettamente, mi avvolge perfettamente. Adriana De Pasquale, che è una tua fan sfegatata dell'ultimo minuto, quindi hai ancora nu nuovi fan che continuano ad aggiungersi alla tua schiera illimitata, io direi. Un bacio. Le parole puoi, grande Marco Ferradini. Grazie, cara, grazie. Un abbraccio. Ma dunque, in un periodo in cui la musica e l'arte sono messi in difficoltà, stiamo per ascoltare la canzone Fateli tacere del complesso I Balordi di cui hai fatto parte. Ma chi era nel 1968 che avrebbe dovuto tacere? Diciamo che ci sono canzoni che possono essere valide in qualsiasi momento, in qualsiasi epoca. Adesso fate tacere i cannoni, fate tacere le armi, giustamente. A suo tempo erano la stessa cosa praticamente. Era una canzone pacifista, ecologista, una canzone che parlava nel 1968, fatta con i Balordi, il gruppo del quale facevo parte, un gruppo fantastico di matti creativi, psichedelici. Pietra miliare come gruppo del periodo beat italiano. Brutto, bittissimo, bittissimo. Pensa che noi girevamo con un camioncino Volkswagen, tutto dipinto alla Beatles. Quello dipinto alla Beatles, tipo la Rolls Royce di John Lennon. Cioè, Fantastico. giravamo l'Italia portando la nostra musica, che era una musica demenziale, rock demenziale facevamo. E ci si divertiva tantissimo, però l'idea era che da bravi pacifisti, da bravi ecologisti, quali eravamo ante lettera, portavamo avanti questo messaggio di fratellanza, di amicizia, e eravamo degli hippies, come ti dicevo prima. Io mi considero ancora adesso fortunato perché ho vissuto il momento più bello della nostra storia, quando eravamo lontani dalle guerre e pensavamo che il mondo potesse essere salvato dalle cose belle, positive, dalla pace. Invece adesso ci troviamo nel 2022 sprofondati in qualcosa che non saprei definire, ecco, cioè, la stupidità che ha preso il potere. Forse non so, cioè, come se nella mente umana si fosse stanchi di fare la guerra, stanchi di fare la pace, ecco, no? Cioè, stanchi di pace, no, proviamo qualcosa di più divertente, di più, che ne so. Ci siamo annoiati tanto tanto con la fame. Bravo, bravo, cioè, abbiamo raggiunto tutto, il benessere, la ricchezza, adesso ci stiamo rompendo le scatole, proviamo qualcosa di più
brivido, no? Eh sì, vabbè. Stavamo giocando a Monopoli, proviamo col risico. Esatto. Ma secondo me è così, guarda che alla fine è così, no? Bisognerebbe fare un'indagine psicologica su questo. Scusami. Niente, no, no. Ascoltiamo questo brano perché Mi fa delle tacere, direi di passarla sì. a questo punto. Pensa che il mio primo e la mia prima incisione, perché la prima volta che cantavo su un disco era questa. Quindi con la sua prima incisione, Marco Ferradini a Radio Stereo Rock con i Balordi, fateli tacere. L'hanno chiusa, assurdo. Alla Come Kim Simpson, eh? Presidente, sì, te ho capito. l'avevo detto che eravamo belli matti decisamente. La dodecafonia nel Sì, rock, eh? Poi cioè, questa esplosione finale. Cioè. riflettevo e dicevo, poi dico questa cosa: non avevate bisogno di Carmelo Benizzardi, No, no, e no, no. dicevate proprio fateli tacere. Sì, Con sì, sì, sì. una voce più angelica che vi veniva fuori. Sì, Noi sembra una abbiamo cosa. Sì, pazzesca. artisti, non fate parlare Marco Ferradini all'intervista, Ah. soprattutto alla Carmelo Bene per salvarci. Sì, è incredibile adesso ascoltata dopo tanti anni. È impressionante la voce, molto da bambini Ma che praticamente, bambini, oh! no? Sì. Spingevi. Eh sì, Quanti anni avevi lì?
Qui avevo 18 anni, roba del Porca vacca. genere. Sì, Fatemi piacere, sì, cioè, come andavo su sparatissimo. Cioè. Ma tu pensa che questa note poi canzone. sono interessanti. Le note della linea vocale sono Sì. fatti tacere, però Sì. fatta male, cioè, ma assurdo quello che fece. Abbiamo inciso a Roma, fra l'altro, questo brano qua. Siamo partiti da Milano con il nostro camioncino e siamo andati fino a Roma, dove abbiamo incontrato, noi facciamo parte della Fonicetra, e abbiamo incontrato, siamo andati in sala di incisione dove abbiamo inciso questo brano. È stata una bellissima esperienza, naturalmente. E poi, ripeto, la prima canzone che incidevo, quindi la mia prima volta in sala di incisione è stata una bellissima, per immaginarti, insomma, ecco. Sì, bella esperienza, no? Ho avuto la fortuna di provarla anch'io nel 2008, quando sembrava che l'indie rock avrebbe fatto quello che nel 68 era successo, poi ci siamo accorti. Era impossibile di farlo, però insomma ci abbiamo provato anche noi. Beh, sai, del resto l'importante poi alla fine è fare la musica, l'importante è fare quello che ti piace e che poi il successo, vabbè, e purtroppo condiziona molto la vita anche della musica, perché sembra che senza successo uno non possa fare musica, no? La fregata è questa qui, no? Ma uno può fare musica anche per sé, per divertirsi, cioè per trovarsi con gli amici, non necessariamente bisogna... Come? Parliamoci mai della nicchia, artista di nicchia. Quello Sì, ma sì, ma che cioè, si sta bene. ma si sta bene lo stesso, cioè, voglio dire, l'importante è che tu non sia costretto a fare le cose che non ti piace per soddisfare esigenze del tuo, ma non le tue, ecco, questa cosa. Senti, ma quali sono i musicisti che hanno influenzato il tuo percorso artistico? Beh, musicisti, diciamo, tanti, tantissimi. Io, uno dei primi che ho amato era Benny King, Stand By Me, ti ricordi Stand By Me, no? When the night... E io ero ragazzino, tornavo a casa da scuola e... C'era anche la famosa versione di John Lennon, no? Giusto? Sì, quella dopo, quella, capito, dopo Certo. 20 anni, anche 30 anni dopo. No, io parlo della prima versione, quella originale di Benny King, che era questo signore distinto nero che fa parte dei Platters, che uscì con questa canzone qua e sconvolse la mia esistenza giovanile, perché tornavo a casa, l'avevo registrata su un vecchio registratore G256 geloso di plastica giallognola, e c'era questo nastro, un nastrino piccolo così, schiacciavo il tasto verde e diventavo pazzo, cioè la cantavo almeno 50 volte al giorno, e, per dire che una volta c'era anche poca musica, non c'era niente, in radio passavano delle cose. Ma Poi la quanto seconda, bastavano due parole per farti emozionare? sì, però When diventavi the pazzo. night, sono tre. When the night. In the night, When the night, no? esatto. Poi c'è stata l'illuminazione dei Beatles. Quando ho sentito per la prima volta i Beatles, l'ho sentito sempre in radio alle 2 del pomeriggio, in una trasmissione che faceva la Rai, quando facevo ascoltare anche delle cose diverse dalle solite, e misero su Please Please Me dei Beatles. Io quando ascoltai la prima volta Please Please Me, cioè niente, cioè, mi ha aperto il mondo, cioè, sono rimasto folgorato e mi sono comperato subito la prima chitarra, praticamente, perché non potevo rimanere insensibile. Cioè, e io sono impazzito lì praticamente, ho cominciato a scrivere canzoni, a suonare, ma non solamente io, diciamo che un'intera generazione è stata folgorata da questa musica bellissima, da questa musica, questo impasto di voce, queste chitarre. È stata una fortuna. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere un grande amore, una grande passione che ci ha completamente assorbiti e ci ha fatto sognare per anni e anni, e siamo ancora qui parlando adesso. Ecco, voglio dire, la cosa principale è avere una passione alla fine, no? Cioè, puoi avere tutto quello che vuoi, puoi essere ricchissimo anche, ma se non te ne frega niente di quello che hai, non vale niente. E cioè, ecco, che la passione non necessariamente è una cosa materiale, può essere anche non so, una religione, o in questo caso la musica, è quello che ti arricchisce veramente, ti fa vivere bene. Però Schopenhauer diceva che la musica
è l'espressione della volontà dell'universo, la volontà dell'universo è il Geist di Hegel, il noumeno kantiano, quindi forse noi ricerchiamo l'essenza delle cose con la musica, che Può diceva. darsi, può darsi. Io non so addentrarmi in questi discorsi perché non sono un filosofo, però io percepisco. Teorema che ha ispirato generazione e generazione ad amare e non amare più e amare ancora, cioè quindi. Quelle sono, come dicevo prima, io vivo le esperienze, cioè faccio delle esperienze e poi mi viene voglia di raccontarle. E l'esperienza di teorema non è altro che un'esperienza che fa un uomo, anche una donna, a seconda dei casi, e che scop quando scopre che non dobbiamo dare niente di scontato nella vita, l'amore di una persona dobbiamo conquistarcelo siamo sempre in balia di questi sentimenti che comandano su di noi, no? E ho cercato con questa canzone, insieme, scritta fra l'altro insieme al grande Elder Pagani, di raccontare quello che uno prova dentro di sé. E cosa provi quando hai una sofferenza sentimentale? Cerchi di capire che cosa provi, il perché è sbagliato, il perché questa cosa è andata a finire in un modo al posto di un altro. E allora cerchi di darti delle regole, no? Di capire, e scopri appunto che quando tu dai troppo a una persona, la fai sentire sicura, tranquilla, questa probabilmente si Noia. sente talmente sicura che non gliene frega più niente di te. Ecco, beh, questa è la verità, non è è una cosa che proviamo tutti sulla nostra pelle. Difatti, quella canzone lì è diventata quella che è diventata, e sono 40 anni, anzi 41 anni, perché è uscita nel 1981, che è ancora attuale. Perché noi siamo sempre uguali, ci rispecchiamo in queste parole e quindi è una canzone vera, non è una canzone contro nessuno, non è né contro l'uomo né contro la donna, dice solamente quello che siamo. Anche perché poi c'è la terza parte per i detrattori che Certo. dicono che c'è solo trattala male, no? Parla Cioè, quella io. sei, certo, difatti, cioè, è facile Io prendere, mi è facile, diverte. Scusa. scusa. No, 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 vai, vai. Ovviamente. È facile sfruttare le cose in modo artato, cioè trattare male, vuol dire, cioè, è modo di dire, nient'altro che modo di dire, no? È un modo di dire come se tutti noi trattiamo bene le persone, seconda, ma male significa non farsi vedere, avere una piccola strategia, una strategia se vuoi anche infantile, Quando la chiami è quella di. formale come se fosse un favore? Esatto, sì, cioè fare in modo che di non farti sentire totalmente schiavo in balia di un sentimento, no? Sono piccole strategie che ti permettono di sopravvivere, ma poi alla fine il discorso è che quando tu sei preso da una persona, non ce la fai a fingere. Comunque, ti volevo dire che se, tesi, antitesi e sintesi Esatto. hanno Questo perfettamente un teorema, è quindi esatto. sei un filosofo, hai detto, ma secondo me lo sei anche, quindi hai applicato proprio sull'amore, sull'eros, su quello che è la filia anche, i due ambiti in greco antico dell'amore, no? L'eros, quello co del corpo, la filia, quello quasi amicale, e lì c'è tutto. E quindi è un vero onore per me annunciare la prossima canzone che ascolteremo, che non esito a definire come un capolavoro della canzone italiana, ovvero Teorema, scritta in collaborazione con il grande Herbert Pagani. Questa canzone ti ha consacrato nel tempio del mainstream. Ma che cos'è per te, Marco, il mainstream e come vivi il rapporto con esso? Io ti dirò, io sono una persona che vede sempre le cose in modo positivo. Grazie a questo mainstream, grazie a questo successo, io sono ancora qui che parlo di musica con te. Ho fatto musica per tutta la vita, grazie a questa canzone. Quindi non posso fare altro, non sono di quegli snob che mangiano una cosa e poi dicono che schifo, però hanno vissuto di quella cosa qui. Io ringrazio questa cosa qui. Cioè, non sono come una bottiglia di vino
che guarda, di quelle prestigiose, no? Di quelle che costano un pacco di soldi, che si guarda indietro, sì, di quelle, che, una bottiglia di vino di grande, di cuvée imperiale, eccetera, eccetera, che si guarda dietro e dice: ah, una volta come mi vergogno di essere stato un semplice grappolo d'uva appeso insieme a tanti altri grappoli, no? E questa è una forma di ipocrisia. Cioè, io dico che grazie a questa canzone sono qui a fare musica ed è la cosa più bella che mi sia capitata. Però la grandezza c'è in tutte le canzoni, perché pure Fatevi Tacere, L'Uva e il Vino, ne vogliamo parlare, che stiamo ascoltando insieme, stiamo passando tre pezzi che sono veramente storia e tutti dovrebbero apprendere da essi. E Picchio della Cerocca ci ricorda che potete seguire Radio Cerocca su Clubhouse. Tu ce l'hai Clubhouse, Marco? No. Questo social network radiofonico dove c'è Morgan, Red Ronnie. A proposito, vogliamo spendere due parole su Red Ronnie, che domani è l'ultima puntata del Barone Rosso. Io questo non lo sapevo e mi spiace veramente tanto perché è uno dei pochi che in Italia fanno trasmissioni che aiuta la musica, che parla di musica e non sia condizionata da niente e nessuno. Il grande Red, tanto di cappello, aiutiamolo sotto tutti i punti di vista, ma anche magari mandargli un messaggio perché bisogna far capire che siamo vicini. Ed è l'unico, uno dei pochi, insieme a voi fra l'altro, che non vi Il conoscevo, però. festival Come? glielo ho detto anche a lui quando ci siamo visti, così come ci vediamo io e te, no? Mi Certo. ha invitato e dico, perché lui mi ha fatto, dice: ma quanti artisti mi rubi, Gianluca? Faccia, tutti quelli che andavano da Red venivano poi a Radio Sterò, qui dopo festival Red, La festa, sì. dopo Beh, festival comunque. qui facciamo una chiacchiera. Comunque, Ronnie è forte e adesso non so i motivi che l'hanno indotto a chiudere, ma spero che si risolvano. Com'è? C'è uno sponsor in meno, lo spiegherà Mielizia domani, ha detto. Mielizia, perché fra l'altro quando sono andato lì un paio di volte mi ha riempito di queste delizie di Mielizia, una più buona dell'altra, dei biscotti alle. Sì, però devono molto a Red Ronnie la Eh Mielizia. sì, cioè certo, difatti. Tanto è pure perché Red Ronnie ne ha parlato. Assolutamente, assolutamente. Adesso non so niente di retroscena della cosa, però sicuramente l'abbinamento era ideale, era perfetto. Vediamo che dice Paul Gray, che è un opinionista anche di Red Ronnie, che viene anche da noi, dice: che casa del suo mal pianga se stesso, questo per Red mi spiace, è la realtà. No, non credo, questa Paul Gray poi ce la spieghi, perché causa del suo mal Red Ronnie, che io non ho niente da recriminargli, cioè, se non che da tanti anni come uno scemo porta avanti arte e cultura, perché errori che possa aver fatto da umano, nel senso. Ma diciamo che si è sempre pronti a criticare quello che fanno gli altri. Glisson. Vabbè. Paul Gray me lo accompagnate per favore all'uscita, che è entrato con le scarpe sporche di fango. Come dice la drone. No, Paul Gray, saluto, però magari non lo so, poi ne parliamo in privato, perché no. Liberate la musica, come dice Red Ronnie. Sì. E adesso è il momento, perché noi dai nostri archivi abbiamo trovato un caminetto dei ragazzi che ascoltano questa canzone. Era là gli amici della Mediaset che ti hanno ospitato. Vediamo che succede, che dici? Ah, ho capito, capito, capito. Quindi con Teorema, Marco Ferradini a Radio Stay Rock. Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni d'amore, manda le rose, poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante, dalle meglio. Del meglio che hai, cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi le guai e sta sicuro che ti lascerà. Chi è troppo amato, amore non dà, e sta sicuro.
donna tratta la mare, lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo e quando la chiami fallo come fosse un favore, fa sentire che è poco importante, dosa bene amore e crudeltà, cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà. E allora sì, vedrai che t'amerà, chi è meno amato più amore ti dà. E allora sì, vedrai che t'amerà, chi meno ama il più forte si sa. Caro amico, non sono d'accordo, parli da uomo ferito, pezzo di pane, lei se n'è andata e tu non hai resistito, non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei, lascia aperta la porta del cuore, vedrai che una donna già in cerca di te. E l'abbiamo fatto, abbiamo passato Teorema su Radio Stereo, non ci credo ancora. Marco, grazie. Grazie per averci regalato questo capolavoro. Parole, perché ha ispirato quasi tutta la mia carriera di Casanova, quindi grazie. Lì eravamo ad Asiago, era una trasmissione di Salvetti, fra l'altro, e quindi eravamo in un albergo ad Asiago, fuori c'era la neve, e in quell'occasione abbiamo visitato Teorema come filmato, Schiavo senza catene e Weekend anche, camminando nei boschi con i boscaioli, bellissimo, Weekend in montagna. Ma quindi quando c'è la panoramica non è un green screen? No, eravamo in albergo. Cioè quindi eravamo quando cammini verso l'albero? Sì, eravamo ad Asiago. Cioè quella finestra era una vera finestra? Adesso non ho presente la finestra, cioè adesso io mi sono visto adesso. Secondo me lì era green screen, per la mia stupidità, era green screen. Era? Green screen, cioè che tipo è un fotomontaggio con No, assolutamente. All'inizio. No, eravamo proprio da Asiago, proprio un filmato vero, live. Cioè, un momento. A metà fra la fiction e sì, boh, adesso non me lo ricordo, perché poi ha messo sicuramente dentro qualche spezzone, però eravamo ad Asiago, ecco, Asiago Neve si chiamava la trasmissione. Allora, noi siamo contenti, salutiamo il pubblico perché ha fatto le sue 50 condivisioni. Complimenti. Grazie, almeno 50 persone che condividono, per poi avere 100, 1000 persone vere che vedono queste cose, per me già abbiamo fatto il nostro, poi non lo so. Pensa a metterle in un teatro 100 persone, mica sono poche. Assolutamente 1000. No, in questi tempi è difficilissimo. Capito? Trovare persone oggigiorno, insomma, non è... Ma per rallegrarci, cosa ne pensi del panorama musicale italiano contemporaneo? Allora, cioè, ti dirò che non seguo molto, perché adesso sto seguendo mia figlia Marta, che anche lei fa la cantautrice, sta facendo il suo primo lavoro, e quindi sono molto concentrato su di lei. Io trovo che la musica non è più quella di un tempo, ovviamente, perché non solo sono cambiate le persone, la gente, è cambiata la gente, sono cambiati i bisogni della gente, la voglia di ascoltare. Noi adesso siamo bombardati da troppe cose
Una mano negativa ci ha dato il computer, perché ci ha proiettato in un mondo parallelo dove, che prima probabilmente era preso da altre cose, magari dallo sport oppure dalla musica. E adesso non si suona più la chitarra, lo dicevamo prima, no? Cioè, i giovani di un tempo andavano nei negozi e la prima cosa che facevano era comprare una chitarra perché volevano diventare come Eric Clapton o che ne so, come Jimi Hendrix, avevano degli idoli da seguire. E non ci sono più questi idoli, e adesso gli idoli sono appunto la musica, non so, il rap o questa, che io non la chiamo musica con tutto rispetto, ma non posso chiamare musica, e quindi non c'è più neanche lo sforzo di mettersi lì a suonare uno strumento, no? Perché si fa fatica a suonare uno strumento, non è facile, e quindi adesso tutti vogliono avere il successo improvviso, quindi basta avere una bella faccia, qualcuno che ti scrive una canzone, oppure prendi una canzone già scritta, la speranza di andare in televisione, avere una bella faccia e far impazzire il pubblico delle ragazzine, e fatto bingo, e tu hai guadagnato il tuo successo, che è molto effimero perché non porta niente. Io trovo che purtroppo da dire che tutte le cose solamente sudando, facendo fatica, le capisci, le impari e poi riesci a comunicarle alle altre persone, e lì magari avere un successo. Nella musica è esattamente così. Il successo improvviso sono successi che ti possono gratificare, ecco, per conquistare la ragazza, come si faceva, ma non ti porta niente, è una cosa molto effimera, molto falsa. E invece io trovo che bisognerebbe ripristinare i luoghi dove suonare, fare in modo che tutti i locali, invece di mettere i dischi, mettessero il gruppo che suona dal vivo, e con i ragazzi che si danno da fare, suonano in cantine, poi escono fuori e alla sera incontrano il pubblico che li va a ascoltare, un pubblico che li ascolta e quindi apprezza gli sforzi che i ragazzi fanno, e qui si rimetterebbe in circolo la passione per la musica, perché adesso è diventata una cosa amorfa, una cosa finta, e quando le cose diventano finte poi la gente non si affeziona più e scappa e non ti segue più. Quindi la crisi della musica, secondo me, è data proprio dal fatto che tutto artefatto, non c'è più la verità, non c'è nessuna, e molto spesso si fa la musica per cercare di guadagnare successi e quattrini senza pensare al contenuto, e quindi la gente ti sente falso e non ti compra, o perlomeno non si affeziona a te come succedeva un tempo. Guarda, ti dico questa cosa, se no Picchio de Nacerock mi uccide. Sei nella nostra playlist su Spotify, Marco. Grazie. Sei contento così? Condividiamo sì. Anche da Spotify la tua musica e continuiamo la collaborazione che nasce. Bene. Grazie. Bene, ottimo. Yeah. Saluto tutta la redazione che mi aiuta sempre a fare le domande, è fantastica, mi guida nella retrospettiva che facciamo dell'artista, quindi grandi tutti quanti, Anna Luna, Marco, Francesco, Oscar, Claudia, Picchio de Nacerock, spero di non avere... Adriana, se no mi uccide. Questi sono i titoli di coda. Ma c'è qualche data a proposito di live di un tuo prossimo concerto che puoi segnalare al pubblico di Radio Stereock tante volte? No, adesso sono il 23 di questo mese, sono a Somma Lombardo, che è vicino all'aeroporto di vicino Varese, ecco, qui in Varese. Sì, vicino okay. Varese, esatto. E poi abbiamo maggio, sono a Villa D'Ossola, 22 maggio, Villa D'Ossola in provincia di Val d'Ossola, e poi dove sono? Ho parecchi, stiamo facendo appunto le prove col gruppo, perché abbiamo, si spera, finalmente quest'anno parecchie date in calendario, ma non sono ancora state fissate, e quindi in tutta Italia ci muoveremo. Però abbiamo... c'è un sito dove poterle vedere? Sì, certo, certamente. C'è, io su Facebook comunico le date dove mi trovo, c'è un canale Facebook, Marco Ferradini, e ce ne sono due in verità, e lì comunico le date quando
quando... Roma c'è qualcosa così vengo a vedere Porca miseria, Roma, ci verrei molto volentieri. Allora Spero. organizziamo, dai, ci sentiamo. Bravi, bravi, dai, organizzate voi, io sono più che disponibile. Io mi muovo in due formazioni diverse, una formazione diciamo rock con il gruppo elettrico e una formazione acustica, pianoforte, violino, mia figlia che canta e fa vocalist con me e io naturalmente. Ho Quindi due due video, se formazioni, acustica. ho visto qualche video e lo vuole presentare a Radio Sterocca, noi siamo a vostra disposizione, Ferradini. Ok, va bene, ti ringrazio molto. Possibile, possiamo fare anche questo. Ti ringrazio molto, ti ringrazio molto. Anzi, vi ringrazio molto. Grazie, grazie a te, ovviamente. E quindi per le date, ragazzi, seguite la pagina di Marco. Esatto. Quindi c'è qualche data al nord, se c'ho ancora qualche connotato di geografia che funziona per il momento. Varese, hai detto? Sì, Somma Lombardo il giorno 23 di aprile. Dai, abbiamo Adesso si stanno anche il aprendo. pubblico che sta in tutta Italia, quindi Certo, adesso si stanno finalmente aprendo le varie situazioni, forse sono a Recco il giorno 9 di maggio. Ci sono parecchie cose che si stanno mettendo in cartellone, ecco. Comunque noi siamo pronti, ecco, siamo pronti a essere sul allora, pezzo a nord anche ti perché. mando Oscar Urso come le Iene. Verrà Oscar Urso e ti dirà: sono di Radio Stereo Hawk, fammi un autografo. Va bene. Non vediamo l'ora, ragazzi, di suonare, veramente abbiamo un bisogno incredibile. Se pensiamo che i Beatles hanno salvato la Terra perché stavano per fare la terza guerra mondiale, sono arrivati i Beatles e hanno addormentato tutti, cioè hanno svegliato tutti nel positivo, facendo della musica e costringendo tutti a ballare e a sognare. E speriamo che ritorni la musica ancora padrona delle nostre menti e che riesca a superare le cortine della stupidità umana e farci capire che ci sono delle cose belle per cui vale la pena vivere e delle cose che invece bisogna allontanarsi, che sono appunto le bombe che stanno tirando adesso in Ucraina. Speriamo che grazie attraverso la musica si possa continuare ancora un po' questa pace dopo la Seconda Guerra Mondiale, insomma, no? Sì, Siamo stati così sì. bene per tanto tempo, abbiamo fatto tante belle cose. Marco Infatti. Ferrazzini, Godard, Truffaut, Fellini. C'è stato tutto questo, ma vedete per il cinema invece dei passeggi. Esatto, cioè, godetevi la Fate la vita pace, fate e l'amore, non pensate alle cose belle, ragazzi. Ecco, fate cioè, la. esatto. Salutandoci, ci vedremo il videoclip della tua canzone L'uva e il vino. E a questo punto ti chiediamo, quanto c'è di autobiografico nei testi delle tue canzoni? Ah, guarda, il 90%, forse anche di più. Come ti dicevo prima, io sono un artigiano e scrivo situazioni che ho vissuto. Ad esempio, la canzone che adesso andiamo ad ascoltare, si chiama L'uva e il vino, è un teorema 2 la vendetta, se vogliamo, no? È un'altra angolazione, un altro punto di vista, dove è una canzone prima di tutto contro la violenza sulle donne. Però devo dire che le donne molto spesso si mettono dei guai, si mettono facilmente nei guai, perché dicono sempre di volere un uomo moderno che non sia arrogante, non sia violento, che sia portatore di valori positivi, però quando lo trovano e gli dicono che non è un vero uomo e si innamorano sempre del delinquente, di quello che fa il bullo, di quello che spacca, che magari usa anche le mani, no? Ecco, allora questa contraddizione, benedette amiche donne, dobbiamo togliercela, dobbiamo No, essere più. al di là del maschilismo e del femminismo, facciamo la Esatto, pace. cerchiamo. Pure qui, no? Esatto. E questa è una canzone che racconta una storia vera, perché la storia di questa canzone qua si chiama. Tu dice... Allora, il testo fa così: tu dicevi sempre, l'uomo che vorrei per me non potrà mai essere egocentrico e sensibile, mi dovrà capire poi, dovrà esserci tra noi un rapporto fatto di tenerezza e complicità, che non è, e lì continua il testo, di questa donna che sogna questo uomo fantastico, meraviglioso, l'uomo che è vicino a sé le dice, io sono quello, sono esattamente quello che tu stai cercando, e lei gli dice, guarda, sei vero, sei così, è vero,
ma non ti potrei mai amare perché io cerco qualcos'altro. E purtroppo, ragazze, mettetemi una mano sulla coscienza e Dite decidete cosa volete. come ci volete. Abbiamo scritto più canzoni possibili, sarò come tu mi vuoi, anche quel poraccio di Antonello Venditti che si scrive, Esatto, no? Anche lui, sarò come mi vuoi tu, però senza sì. capire come ci Però voglio. quando sei come vuoi tu, ti abbandonano perché si vedono sempre le Esatto, scarpe, no? Ah, sì. è un loop. No, e poi dicono: ah, ma io poi, no, se sei delicato, dolce, ti dicono che non sei un vero uomo. Allora, il vero uomo qual è? Il bullo, quello che usa le mani. Allora sì che sei un vero uomo. No, Ragazzi, cioè, ecco, diteci cosa dobbiamo fare per essere all'altezza della vostra bellezza. esatto. È quello che dico sempre a mia moglie su Clubhouse, Anna Luna, che mi sono sposato solo su Clubhouse, non c'ho nemmeno il numero, però ci siamo sposati, questa Ah va bene. sì, beh. Siamo così, capito Marco? C'è cioè, altro teorema, cioè, siamo messi male, siamo messi male. Sì, va bene, va bene. Bene, io direi di ascoltarci l'uva e il vino, Marco Ferradini a Radio Stay Rock. L'uomo che vorrei per me non potrà mai essere egocentrico e insensibile, mi dovrà capire poi, dovrà esserci fra noi un'intesa fatta di tenerezza e complicità. Mi abbia negli occhi un'idea di futuro e non voglia farmi mai da padrone. Giochi a fare il duro, che non si volti a guardare nessuno, essere io sole e luna. Io sentivo d'essere l'uomo giusto adatto a te. Dedicavo tutte le mie serate ad ascoltare te, ti portavo sempre in giro, ti facevo divertire, ti aiutavo ad essere più sicura e meno fragile. Così una sera ti ho aperto il mio cuore e tu non sapevi più cosa dire, ridevi di stupore. Sei tanto caro, sei un uomo speciale, ma non ti potrei mai amare. Finalmente so chi sei e che cosa sono io. Un ingenuo che non sa leggere quel che le parole nascondono, ma dall'uomo che amerai tenerezze non ne avrai. Sarà proprio un tipo impossibile quello che un giorno sceglierai. Uno che mi lascia sola la sera, a cui scriverai mille lettere, risposte niente ancora. Così lontana dai sogni che fai, un giorno ti ritroverai. Ognuno corre in bocca al destino, come un grappolo di uva sotto il sole, un giorno sarà. Chissà se mi troverai qua,
So, cioè, ragazzi, sono un po' invidioso di Fabio Romano, ha diretto il videoclip di Marco Ferradini. Bellissimo, l'apprezzamento del pubblico. Paul Gray, grande autore, se li magna i cantanti attuali. Bellissima canzone, grande canzone. Adriano De Pasquale è impazzita letteralmente per questa canzone. A Radio Rock l'abbiamo sentita tipo 6 volte perché ce l'ha chiesta sempre lei. Canzone Mi fa meravigliosa. molto bello, bello, grazie, grazie. Un bacio a tutti gli ascoltatori, quelli che apprezzano, che hanno apprezzato questa canzone qui, che grazie, non posso dire altro. Ma grazie a te Marco, per quest'oggi spero tornerai in futuro, insomma vorrai stare di nuovo con noi, ci salutiamo, io Molto ringrazio volentieri. te, ringrazio il pubblico, ringrazio tutta la redazione e invito tutti a seguirci su Clubhouse, anche te Marco, se vuoi ti mando l'invito ufficiale, Bravo, sì, puoi perfetto. cliccare sul link, fare un salto, c'è tutta la redazione che ti aspetta per festeggiare quella che è stata una delle puntate più belle di Radio Stay Rock. Grazie, Marco. Grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Io chiudo dicendo viva la musica italiana, abbiamo una musica bellissima che dobbiamo salvaguardare perché ci rappresenta, ci racconta e pensiamo per un attimo, se tutte le canzoni che ascoltiamo fossero cantate in una lingua straniera, saremmo orfani, perché cioè, bello, vuol dire, è bello cantare anche le canzoni straniere, non c'è niente di che. Però non voglio dire, godremo il 50%, ecco. Quindi dobbiamo amare la nostra musica e la nostra lingua, perché ci racconta, ecco, per sentirci meno soli, vivere la musica italiana. Viva la musica italiana! E quindi, se ci vuoi fare un regalo, salutaci col solito saluto di Radio Stay Rock, ovvero Stay Alive, Stay Rock, e chiudiamo la puntata. Yeah, stay alive, stay rock, be happy. Sempre. Don't worry, che ci rivediamo domenica prossima. Non è passato. Ok, ciao a tutti. Comunque, ci vediamo domenica prossima. Ciao a tutti. Rock and roll, stay alive, stay rock.